spettacolo della Madonna del Frassino di Provaglio Valsabbia ricorda da vicino un analogo miracolo che avvenne nei dintorni di Peschiera del Garda. In questo caso fu la Madonna ad apparire ad un abitante del posto, mentre a Provaglio apparve una sua immagine. Ma con la fondazione del santuario della Madonna delle Cornelle, i due comuni allora separati, di Provaglio di Sopra e Provaglio di Sotto, si trovarono riunificati nel culto della Vergine. Questo spiega bene perché l'immagine della Madonna sia così diffusa nel comune oggi unito di Provaglio Valsabbia. E in particolare anche perché lo ritroviamo, come abbiamo già visto, al confine tra i due comuni sulla strada che un tempo li univa. La pieve di Provaglio di Sotto era infatti dedicata in origine ai santi Quirico e Giuditta. Tutte le pievi della Valsabbia vennero col tempo dedicate a Maria Assunta. Questo indicava un preciso rapporto con la città di Brescia, dove Maria Assunta era particolarmente venerata. La festa dell'Assunzione a Brescia era forse la più importante dell'anno, con cortei, corse di tori, di muli, di asini e una grande affluenza di popolo. Tuttavia, proprio le feste in onore della nascita della Madonna, l'8 settembre, provocarono tensioni tra l'arciprete della Pieve di Provaglio di Sotto e il parroco di San Michele. Nel 1707, con rischio quasi di tumulti e scontri tra la popolazione, più avanti anche nel 1734.